portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici di Verde di Rabbia, come potete ben notare, oggi non siamo a Bari, ma ebbene sì, siamo ad Amsterdam, una città a misura di uomo, anzi, a misura di bicicletta. Venite con me! Problemi di parcheggio, strade a senso unico, vie strette, agevolarono sin dalla seconda metà degli anni 60 le future battaglie per rendere Amsterdam una città ecologica, votata al rispetto del verde e della qualità della vita. La città che oggi dispone di ben 400 km di percorsi dedicati, 600.000 bici da noleggiare, 120 pedalò per godere dei canali in maniera rispettosa dell'ambiente. Per disincentivare l'utilizzo delle auto, pensate che il parcheggio costa 4 euro all'ora. Beh, a Bari costa un po' meno. E pensate un po', il governo olandese si appresta ad approvare un provvedimento antismog che prevede il pagamento di una tassa a chilometro percorso. Non è come Amsterdam. Ma perché usiamo poco la bicicletta? Ridurremo lo smog e risparmieremo soldi di benzina. Certo, non abbiamo gli splendidi mulini a vento, però possiamo ammirare gli ulivi e le splendide masserie che caratterizzano il nostro territorio. Se non tutti sanno che l'uso della bici riduce un'altra fonte di inquinamento, l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico causa danni alla pressione, problemi cardiaci, ipertensione e insonnia. I
udite udite, dai dati emersi nel 2013 dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, Bari risulta tra le città più rumorose d'Italia. Amici di Verde di Rabbia, è giunta l'ora di salire in sella e pedalare verso un futuro più sano e magari più silenzioso. Amici Verdi di Rabbia, un saluto da Nicole. Oggi ci troviamo qui in via Cagnazzi per puntare l'occhio indiscreto della mia green camera sulla questione irrisolta che nel tempo ha dato filo da torcere alle suole delle scarpe dei cittadini baresi. Sto parlando del maleodorante problema delle feci di cani abbandonate sui marciapiedi. Ma zoomiamo sull'accaduto. Le feci abbandonate non solo costringono i cittadini a fare slalom giganti per evitare di calpestare gli escrementi, ma attirano l'attenzione degli insetti, peggiorano la condizione delle strade e rendono la nostra città ancora più sporca e degradata. Ovviamente la colpa non è dei nostri amici a quattro zampe, né tantomeno degli operatori ecologici che molto spesso non riescono a tenere pulite le strade delle feci di cane. La responsabilità è tutta nelle mani dei proprietari, che hanno l'obbligo di mantenere la città pulita non solo per gli altri, ma anche per se stessi. Focalizziamo il punto. Forse non molti sanno che per coloro che non puliscono lì dove il proprio cane sporca, la sanzione prevista è di 100 euro. Acquistando una paletta raccoglifeci come questa e dei sacchetti è possibile spendere molto meno. È inoltre possibile acquistare degli ecosacchetti, cioè sacchetti biodegradabili. Amici Verdi di Rabbia, ricordatevi di depositare la bustina all'interno del cassonetto della raccolta indifferenziata. L'operazione richiede al massimo 5 minuti. Mi raccomando, inquadrate e centrate l'obiettivo. Al prossimo scatto! Ma il suo no, è sul marciapiede. Non è, un secondo, lei non può stare in sosta sul marciapiede. Ho capito, stavo aspettando la mia ragazza, un secondo, devo lasciare chiare. Scusi, ma cioè, non c'è spazio altrove per aspettare la sua ragazza? Ha ragione, un secondo, mi sposto. No, ma non c'è spazio altrove. Cioè, lei guardi, lei sta occupando l'intero marciapiede per... esclusivamente per questioni sentimentali, ma cioè non... no, devo lasciare le chiavi di casa. Ma non ho capito, ma cioè passano le persone, non riescono a passare. Non ce la fanno a passare, ma comunque ha ragione, io mi sposto, cioè non c'è bisogno di appostarci un attimo. Se cortesemente le dice, così come le maschere stanno in doppia fila, si fischia un attimo, oppure si dice, senti, cortesemente si può togliere, non è che si apposta dietro in silenzio. Cioè, ma io ho il dovere nei suoi confronti di... Così come dice quando la macchina sta in doppia fila e il conducente entra nella macchina, sì. dice di spostarsi, sì. Io sono sul mio mezzo, sì. Lei un secondo mi dice di spostare, perché giustamente sto facendo la sosta un attimo. Sì, ho capito, ma cioè, non è che lei crede che sia dovere da parte mia dirle... Non un dovere, ma voglio dire... Una questione di cortesia. No, ma, ma se sono sul mio mezzo, se non fosse stato sul mio mezzo avrebbe avuto ragione, ok? Ma io sono sul mio mezzo, voglio dire, allora, così come le macchine stanno in doppia fila o in... Ma perché se la prende con altre persone? No, perché l'esempio, voglio dire, è lo stesso. Ma... le macchine sono all'interno del veicolo, così come... Allora, dice il proverbio, non guardare la pagliuzza nell'occhio del compagno. Ma se si è nella stessa condizione? Ho capito, allora sceglie a me invece di lui. Cioè no. Così dovrebbe fare anche la multa, signore, che davanti. Io non è che faccio a tocco, rapido. Scelgo prima allora, l'uno o quella. Perché si è appostato dietro di me in silenzio, senza dirmi nulla, facendomi
la contravvenzione, cioè non ho capito perché, quando poteva dirmi è in sosta sul marciapiede, se lei è in sosta sul marciapiede. La gentilezza e la cortesia di evitare, perché anche questo discorso lo spiego perché allora tu dici anche lui fa la multa a tutte e due, tu cos'hai risolto? No, ma io no, invece cos'hai risolto? Lo sta facendo apposta, no, per invece, prendersela col no, signore. No, no, ma la stessa, no, no, ma puoi prendere correttamente. Ma la cosa che devi fare è, scusi, ho sbagliato. Ho chiesto scusa, mi fa la gentilezza, ho capito, io. Ma messa ho così. Capito, è la cortesia, bisogna chiedere. Si chiedono le cortesie. Okay, e le persone, se tu la chiedi bene la cortesia. Va bene, ho capito, infatti. Vuole scaricare sugli altri? No, non sto scaricando su nessuno. Eh sì, io tra l'altro per me è più grave questo. Sì, ma al di là di questo è più grave. Lo vedi, la gravità. Lui ha dovere di scegliere la gravità. Io scelgo la gravità. Se c'è un omicidio. Se lei uccide qualcuno, vado prima. Ho ucciso qualcuno, se no dai, sulla gravità, sulla gravità. No. Sta dicendo sulla gravità. Tra omicidio e furto, scelgo l'omicidio. Oh, scusi, lei è davanti a un passo carrabile. Se mi mette a caso che deve uscire una signora di corsa, lei è davanti a un passo carrabile, cos'è peggio? Sì. Cioè, allora, io comunque, va bene. Le chiedo scusa, magari per l'atteggiamento, ok, ha ragione. Sì. Però le chiedo. Tra l'altro, indisponente. Indisponente, se l'è presa col povero signore che non ha fatto niente di male. Adesso, però ok, non ha fatto niente di che male. Non ha fatto niente di male. La condizione è quella. Che poi, tra l'altro, io avrei potuto provvedere, cioè se lei non mi avesse fatto perdere tempo, io avrei preso il provvedimento sia nei suoi confronti che del signore. E invece adesso il signore si sta togliendo, non avrò il tempo di intervenire. Scusi, non ho capito. Allora, no, lì il tempo di intervenire comunque ce l'ha. Sì. Se vuole intervenire su di me e può intervenire anche sul signore. Quindi intervengo poi subito di qua? E poi può intervenire di là. Però faccio io entrambi? Le chiedo la cortesia, gentilmente. Sì. Prima di intervenire su di me e sul signore. Le chiedo di nuovamente scusa per il modo io con cui mi sì. sono comunque lì rivolto. Che era indisponente. Indisponente. E fuori luogo. Però. Cioè mi ha un po' urtato come cosa, sinceramente. Scusa, mi dispiace, non volevo. Anche perché lì era sul marciapiede. Cioè arriva qualcuno. Sì, lo so, ho capito. Comunque le chiedo nuovamente scusa. E come può fare per farsi perdonare? Che chiederle scusa io? Faccia penitenza. Cioè? Faccia penitenza. Che senso? Faccia penitenza. Chini la testa, per favore. Chini la testa. In che senso, scusi? Faccia penitenza. Faccia penitenza, mi dispiace. Tre volte, per favore. Tre volte. Sta scherzando? No. Sto dicendo sul serio. Sta scherzando? No. No, faccia scherzando. Se lei fa penitenza per tre volte, io non le faccio rimanere. E tre. Va bene. Allora io soltanto per questa volta, ma per un semplice motivo. Perché questa è verde di rabbia tra le bari, è una candy camera. Dove sta Massimo? Aspetta, sta là. Sì, no.